Molte volte abbiamo bisogno di avere un NAS per il nostro ufficio o per la casa e ci troviamo di fronte alla necessità di capire quale potrebbe essere il prodotto più adatto alle nostre esigenze. Oggi vogliamo provare a darvi qualche dritta tra la miriade di proposte che QNAP ci presenta, cercando anzitutto di farvi capire la differenza sostanziale tra NAS top di gamma e NAS entry level. Con noi oggi infatti abbiamo due prodotti, il TWS 672N e il TS231P3. Spazio alla sigla e poi ne parliamo insieme. Ciao ragazzi, bentornati sul canale extremehardware.com. Oggi vi presentiamo questi due nuovi prodotti di QNAP, scusate, che sono agli estremi della gamma che QNAP ci offre. Entrambi sono NAS quad core, ma combinano due processori totalmente differenti. Il primo, il TS231P3, è un NAS a due slot per hard disk, un processore fabbricato da Annapurna Labs, un'azienda israeliana acquisita da poco da Amazon, che ci mette a disposizione un chip con frequenza da 1,7 GHz, ma con architettura ARM a 32 bit, 4 GB di memoria SODIMM DDR3 espandibile fino a 8 GB. Mentre con il secondo, il TS672N, il TWS672N monta un ben più classico processore Intel Core i3 con architettura 64 bit, 4 GB di SODIMM DDR4 espandibili fino a 32 GB. Come abbiamo detto, il TS231 può ospitare due hard disk da 2,5 e 3,5 pollici, mentre sul TWS672N potremo andare a installare fino a 6 hard disk SATA. Con una capacità totale di 108 terabyte nel caso decidessimo di non sfruttare nessuna protezione RAID. Entrambi i NAS hanno due porte Ethernet, ma mentre il TS231P3 avrà una porta da 1 gigabit e l'altra porta che è in grado di arrivare alla velocità di 2,5 gigabit al secondo, il TWS avrà sempre due porte LAN, ma una sempre da 1 gigabit, mentre l'altra sarà in grado di sfruttare la velocità di 5 gigabit al secondo. Andando a scavare un pochino più nel profondo, il TS è un prodotto che non è espandibile, quindi così come lo acquistiamo, così lo andremo a sfruttare. Quindi oltre agli hard disk da poter sostituire e alle RAM da poter aggiornare, non avremo altra possibilità di espansione. Mentre il TWS offre ampie possibilità di espansione. Infatti, aprendo il case, potremo trovare all'interno due slot per le memorie a alta velocità NVMe per dischi M2 2280. Mentre e altre due slot PCI Express Gen 3, uno con 16 linee a disposizione direttamente collegato direttamente alla CPU all'Intel Core i3, mentre il secondo con 4 linee che derivano dal chipset della scheda madre. Questo ci permetterà ad esempio di installare una seconda scheda diretta a 5 gigabit. Abbiamo intenzione di collegarlo con il nostro router a 10 gigabit, come potrebbe essere magari il Quora. Vi ricordiamo la recensione che abbiamo appena fatto del nuovo router di QNAP, un prodotto fantastico, stellare. Potremmo andare a utilizzare questa scheda di espansione della QNAP che ci mette a disposizione una porta da 10 gigabit e oltre altre due porte di espansione per dischi NVMe. Oppure potremo andare a installare una scheda video per poter aumentare le capacità di calcolo del nostro NAS, oppure potremo installare una scheda Wi-Fi, magari con il Wi-Fi 6, per poter utilizzarlo come access point principale del nostro ufficio, della nostra casa. Insomma, le possibilità sono veramente infinite, come al solito, con questo prodotto di QNAP, con i TWS di questa fascia di gamma. Entrambi i QNAP offrono delle porte USB ovviamente, ma mentre il TS231P3 avrà tre porte USB 3.2 Gen 1, il TWS 672N offre una sola porta 3.2 Gen 1, ma ben due porte USB 3.2 Gen 2. La differenza è che con queste altre due porte, con la Gen 2 dell'USB 3.2, lo standard USB 3.2, potremo avere delle connessioni via USB con velocità fino a 10 gigabit al secondo. Quello che vogliamo farvi capire è che in primis c'è da decidere qual è il ruolo che dovrà svolgere il nostro NAS che stiamo cercando. Questo perché è facile veramente spendere molti soldi e trovarsi con un prodotto estremamente sovrastimato per le nostre necessità. E magari quindi evitiamo di finire nel comune errore di acquistare un prodotto molto costoso e associarci a dischi di qualità non adatta a questo tipo di utilizzo. Questo cosa vuol dire? Dobbiamo partire con l'idea di quanto spazio abbiamo a disposizione per i prossimi tempi, quindi magari facciamo una stima da qui a
a 2-3 anni, capire più o meno qual è lo spazio che avremo a disposizione. Mettiamo un caso di avere una città di 12 terabyte di spazio e avere un budget di circa 1.800-2.000 euro. Può sembrare un budget molto elevato, ma in realtà siamo di fronte a una scelta veramente da fare con una determinata logica. Potremmo andare ad acquistare, nel caso in cui ad esempio noi avessimo bisogno semplicemente di un NAS, quindi un hard disk connesso alla rete con cui avere l'accesso a vari computer, ma che faccia esclusivamente da archiviazione di rete, potremmo andare ad acquistare il TS231P3 con un prezzo poco più di 200 euro e potremmo andare ad acquistare e a collegarci internamente due hard disk della Western Digital da 12 terabyte, per esempio della serie Red Pro. Noi qua abbiamo il 14 terabyte che costano, il 12 terabyte sul sito della Western Digital costano circa 500 euro l'uno, quindi con poco più di 1.200 euro potremmo andare ad avere un prodotto garantito 5 anni, degli hard disk fatti, nati, studiati per lavorare 24 ore su 24, anch'essi garantiti 5 anni, a un costo poco più di 1.200 euro, 1.300 euro, quindi potremmo andare veramente a risparmiare tanti soldi se il nostro utilizzo sarà quello di singolo di NAS, prettamente in NAS. Nel caso in cui invece decidessimo di utilizzare un prodotto come questo, in questo caso noi avremo un NAS che solamente il TVS672N ci costerà circa 1.400-1.500 euro, quindi il nostro budget per gli hard disk sarà sensibilmente ridotto. Potremmo andare ad associarci magari degli hard disk da 3 terabyte messi in RAID 5 o RAID 6, quindi comunque potremmo andare ad avere fino a un massimo di 12 o 15 terabyte, ma andremo sicuramente a sforare i 2.000 euro che avremo a nostra disposizione, che abbiamo stanziato per il nostro budget, e avremo la stessa capacità, la stessa modalità di utilizzo. Quindi in questo caso semplicemente un NAS, abbiamo bisogno solamente di un NAS che faccia solamente un NAS da backup di rete, da archivio di rete, andiamo magari su un prodotto come questo con due bay e spendiamo più soldi più su hard disk di qualità fatti per durare. Ricordiamo infatti che nel caso in cui, ad esempio, dopo 5 anni dovessimo andare ad acquistare un prodotto diverso, potremmo andare semplicemente a togliere questi hard disk installati su questo NAS da QNAP e andarle a mettere in un altro NAS da QNAP con più bay e avere possibilità di espandere il nostro NAS. Mentre invece, se abbiamo bisogno, oltre al classico hard disk di rete, abbiamo bisogno anche di un prodotto che ci permetta di installare macchine virtuali, che ci permetta di avere più potenza di calcolo, che ci permetta di avere la capacità di espansione con hard disk di memoria ad alta velocità come l'NVMe o altro, sicuramente dovremmo andare su un prodotto di questa serie o magari cercare un prodotto di fascia leggermente più bassa, quindi magari andare su un 4-way per risparmiare qualcosina. In questo modo avremo esattamente quello che stiamo cercando. Quindi il presupposto di questo video è mostrarvi questi due prodotti e cercare di farvi capire come con lo stesso budget si possano raggiungere due obiettivi completamente differenti. Quindi ragazzi, mi raccomando, poi nella descrizione sotto vi lascio anche il link al nostro sito extremehardware.com dove potete trovare le schede tecniche dei due prodotti. Vi lasciamo anche ovviamente i link per poterli acquistare su Amazon. E nulla, seguiteci sui nostri social, mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, se avete qualche domanda fatecela nei commenti o sul nostro forum extremehardware.com o sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina Instagram, su tutti i nostri social, seguiteci sul canale Twitch e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!